professionalità e cortesia. Tutto questo lo puoi trovare da CRE di Siani Giuseppe, l'officina di utensili più vicina a te. Una scuola pensata e strutturata per aule e ambienti di apprendimento, dove ciascuna aula è assegnata ad uno o due docenti della stessa disciplina e gli studenti si spostano durante i cambi d'ora. Questa è solo una delle impostazioni innovative che strutturano il modello DADA, dove l'acronimo sta per Didattiche per Ambienti di Apprendimento, per l'appunto. Un modello ideato da due dirigenti scolastici, i professori Ottavio Fattorini e Lidia Cangemi, che oggi conta l'adesione di oltre 200 scuole in Italia. Tra queste è in procinto di completare l'iter sperimentale l'Istituto Comprensivo Santa Lucia di Cava dei Tirreni, diretto dalla professoressa Gabriella Liberti. Nel pomeriggio di venerdì 2 febbraio, presso il complesso monumentale di San Giovanni, si è tenuto un incontro di presentazione del progetto al quale hanno partecipato lo stesso cofondatore, professore Fattorini, e la dirigente scolastica Antonella Arnaboldi, formatrice modello DADA. Il metodo DADA, spiegato in maniera sintetica, non è semplice perché è tante cose. Si potrebbe pensare al modello DADA agli studenti che invece di rimanere fermi nella loro aula si spostano da un'aula all'altra. Questo è uno degli aspetti del modello DADA, che appunto non è un progetto ma è un modello pedagogico e che quindi implica e coinvolge tanti aspetti. E prima di tutto la prima D dell'acronimo è didattiche plurale. Questo significa che bisogna incontrare gli alunni, gli studenti, applicando modelli diversi di didattica in modo tale che possano essere compresi, possano arrivare a tutti, curando nello stesso tempo l'ambiente, quindi lo spazio, il luogo, il bello, ma anche gli aspetti relazionali, che sono molto importanti, e gli aspetti organizzativi, perché ambiente significa tutto questo, significa spazio, luogo, arredi, strumenti, attrezzature, ma significa anche organizzazione, quindi tempo scuola, e significa anche lavorare molto sugli aspetti relazionali, il clima della classe, il clima della scuola, che deve essere accogliente e deve saper generare negli allievi e in coloro che lavorano nella scuola, in tutta la comunità educante, benessere. È un modello scientifico che poggia su solide basi pedagogiche. Maria Montessori, forse una delle più grandi, dei grandi personaggi che si sono occupati di educazione, ha speso molte parole proprio sulla cura degli spazi e degli ambienti. Loris Malaguzzi, grandissimo pedagogista, diceva che lo spazio è il terzo educatore, quindi non si scardina nulla. Abbiamo iniziato il nostro percorso ormai un anno fa, avvicinandoci a questo modello in maniera molto graduale. Abbiamo effettuato una visita presso l'Istituto Comprensivo San Nilo di Grottaferrata, e di qui anche il senso dell'intervento oggi a questa iniziativa della collega Antonella Arnaboldi, che appunto dirige l'Istituto Comprensivo San Nilo. Da lì, avendo ricevuto tutta una serie di indicazioni e di suggestioni, è partito il nostro percorso con una formazione fatta con Ottavio Fattorini, che è il cofondatore del modello DADA, insieme a Lidia Cangemi, con una prima simulazione che abbiamo realizzato nel mese di novembre. Si è trattato di una prima settimana DADA. Nel frattempo abbiamo messo a punto il nostro regolamento, che è stato approvato dal Consiglio di Istituto. Dopo una fase di progettazione partiremo adesso, appunto, nel mese di febbraio con una implementazione più completa del modello DADA alla secondaria di primo grado. Questo è il nostro cantiere, siamo in pieno lavoro, in pieno subbuglio, per usare le parole di Ottavio Fattorini, anche in pieno sgomento organizzativo, ma siamo convinti che questo approccio, che questo modello didattiche per ambienti di apprendimento possa sicuramente essere una strada maestra attraverso la quale condurre i nostri ragazzi verso lo stare bene a scuola e quindi verso il loro successo formativo. Noi adesso partiamo da niente a tutto, iniziamo lunedì con
ufficialmente apriamo il modello DADA, quindi i ragazzi hanno avuto il regolamento e inizieremo a provarlo, ci sarà grande confusione e siamo pronti anche a risolvere tutte le problematiche che si presenteranno, quindi chiaramente viviamo con emozione questo momento perché è un progetto in cui abbiamo investito tanto e in cui ci crediamo soprattutto tanto, siamo sicuri che è un progetto di crescita per i nostri studenti e soprattutto per responsabilizzarli, per renderli autonomi e qualcosa che facciamo soprattutto per loro e per la loro formazione quali cittadini del domani. Complimenti innanzitutto all'Istituto Comprensivo Santa Lucia, al quale va riconosciuto il merito di aver creduto in un progetto innovativo. Progetto innovativo perché il metodo DADA altro non è che un incubatore di innovazioni, così come previsto dal famoso manifesto ideato dai dirigenti scolastici Lidia Cangemi e Fattorini. E dicevo incubatore di innovazioni, ma anche una forte idea di comunità, perché prevede comunque il coinvolgimento della figura del dirigente scolastico, dei docenti, ma anche del personale ATA, dei collaboratori scolastici e del territorio, quindi anche delle istituzioni. E quindi ben vengano questi nuovi progetti, congratulazioni a chi ha avuto determinazione e voglia di crederci, anche perché è un percorso molto lungo alla fine del quale viene accreditata la scuola che ha seguito appunto questo percorso, che poi essendo tale è in continua evoluzione.